Ciao a tutti, io sono Mirko, giocatore di ruolo e master dalle notti magiche di Italia 90. Dal 2013 collaboro con l'evento old school di Luca Comics and Games. E dal 2018 ho aperto questo canale YouTube in cui si parla di fumetti, giochi di ruolo e altre cose a tema nerd. Con il video di oggi completiamo la disamina di Blade Runner, il gioco di ruolo. Se il video che state guardando, più tutti i video che passeranno sopra il mio testone, dovessero essere di vostro gradimento, potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi, condividere e commentare e al costo di 2 euro al mese potete supportare il canale. Se vi abbonate, riceverete due meravigliose spille grandi, perché a noi piacciono le cose grandi! Ok, momento televendita finita, vi ho rubato un minuto e ora buttiamoci a pesce nel capitolo 9 Condurre Blade Runner. Allora 900 passa video sul canale, live, interviste, di tutto di più e vi dico sempre la stessa cosa. Leggete il benedetto capitolo dedicato al master siete tutti master più bravi di me, siete tutti master con più esperienza di me, ma se io, che sono l'ultimo degli stronzi, passa il tempo a leggere il capitolo dedicato al GM, lo potete fare anche voi. A maggior ragione per un gioco difficile, per un gioco difficile, e questo lo confermo, come Blade Runner, non difficile per le meccaniche, che abbiamo visto sono a prova di imbecille, ma quanto per i temi chiave che il gioco vuole esplorare. Ok? Il capitolo 9 è costituito da 9 meravigliosi paragrafi, ovviamente. Partiamo dal primo. Dove ricorda quello che aveva scritto che c'era scritto nel primo capitolo, cioè i temi chiave. Quindi ogni avventura di Blade Runner ambientata nella nostra meravigliosa Los Angeles 2037 deve affrontare queste cinque tematiche. Questi cinque temi: azione e fantascienza, drammi personali, conflitti. Morali, intrighi industriali e introspezione. Ok, il giusto mashup di questi temi vi porterà ad avere una campagna memorabile, un fascicolo meraviglioso da far giocare. A proposito dei fascicoli, ora qui faccio una piccola eh, tirata d'orecchi al Nid, perché nello starter set che sicuramente uscirà quanto prima, mi auguro. È presente un'avventura dal titolo un fascicolo dal titolo Sogni elettrici, ed è un'avventura introduttiva per Blade Runner, che poi sarà l'inizio di una campagna di cui non mi ricordo il titolo, che si difanerà in gli altri moduli di avventura del gioco quindi. Fatela uscire quanto prima perché nello starter set c'è di tutto. Dal set di dadi, che tra parentesi Nid potrebbe regalarmi, dal set di dadi ha una mappa gigantesca, quindi più di grande, ma gigantesca di Los Angeles, schede, veramente di tutto, e veramente cioè non me lo fate ordinare in inglese, portatelo in italiano perché sarebbe l'ideale. Detto questo, comunque portati questi 5 temi, si ottiene un fascicolo fantastico, un fascicolo meraviglioso. La tirata d'orecchie era che all'interno del mono base non c'è un'avventura introduttiva. Vedremo nel paragrafo 9 che ci sono altre cose interessanti che possono aiutare il game runner. Game runner non si può sentire, però vabbè. nel gestire l'avventura. Però ecco, è qui che secondo me non è un gioco facile. Okay. a meno che non guardiate canali youtube in cui si parla di blade runner e che molto probabilmente quanto prima affronteranno una mini campagna in quattro sessioni in cui si giocherà a blade runner ok quindi pr mh, prima parte i temi chiave una nuova spiegazione sull'importanza dei temi chiave del gioco il secondo paragrafo consiglia al ah, eh, Game Runner di far giocare scena per scena è importante questo perché lo vedremo più avanti. Eh, ogni scena costa di un intervallo e serve a scansionare o scandire scandire il ritmo di gioco: è molto cinematografico Blade Runner. È veramente un gioco estremamente cinematografico. Eh, non vi vergognate di usare tutti gli strumenti del cinema, tutti gli effetti speciali del cinema, tutte le tecniche: quindi il, il discorso interiore, il monologo. Il flash forward, lo stacco improvviso, il taglio di una scena perché è questo quello che rende il gioco veramente bello e veramente interessante. Quindi, paragrafo 2, 3 e 4 dicono: giocare scena per scena. Vi ricordate quando si dice non dividere il gruppo, mai dividere il gruppo, dividere il gruppo è male? Ecco, in Blade Runner è consigliato dividere il gruppo perché, e qui vi do un altro consiglio io, non fate gruppi numerosi, cercate di non fare gruppi numerosi a Blade Runner perché eh, dato che una grossa parte riguarda la psicologia dei personaggi. Meno giocatori avete al tavolo, più potete esplorare la psicologia di ciascun personaggio, ok? Quindi non fate grupponi da sette, o come ho letto da qualche parte, da nove, ma siete folgorati. Blade Runner è un gioco intimo, tre, quattro giocatori, ok? Cercate di limitarlo, perché potete esplorarlo più attentamente. E il gruppo può restare in contatto grazie al Kia. Perché ovviamente come noi nel 2023 siamo capaci di non essere presenti in loco ma di fare una videochiamata o come la chiamano quelli bravi, i manager bravi, una video call, è possibile anche nel 2037, a maggior ragione, avere un Kia. Per, non mi ricordo se vi ho fatto vedere l'immagine del Kia comunque ora un secondo perché spero di trovarla subito 175 ed è qui 160 168 176 questo è il Kia ok è questo quindi col Kia potete essere in contatto sempre. Ah, non vi ho fatto vedere la copertina del capitolo 9. Spero che la telecamera gli renda omaggio, ma questo ormai ve lo dico. Uh, ve lo dico sempre, quindi col Kia potete tranquillamente splittare il gruppo, potete farli usare perché il Kia permette di avere accesso remoto, permette di fare rapporti, quindi è veramente uno strumento. Ricor fate ricordare ai giocatori che il Kia ce l'hanno, è in dotazione e quindi è importante per loro poterlo utilizzare in vari modi. Ovviamente che non diventi. Uh, la voce del runner, la voce del game runner, ok? Che dalle imbeccate, no, 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 però deve esserci. Uh, Paragrafo 4: creare l'atmosfera, allora, da un sacco di idee le idee sulle solite cioè mettete una buona musica di sottofondo distribuite il fascicolo sul tavolo anche un po disordinato per dare idea proprio di un tavolo fisico dove i giocatori possono dove i giocatori possono vedere quello che vedono i loro personaggi e quindi possono toccare con mano il fascicolo toccare con mano le foto dare proprio un'occhiata a quello che c'è nel, nel fascicolo e anche loro dicono di utilizzare una luce particolare al neon cioè io ho 48 anni se mi comincio a togliere questa luce grossa cioè, e mettere i neonini laterali fluo cioè io non ci vedo più una mazza ok fate voi mettetevi una mano sul cuore o mi pagate un innesto agli occhi o altrimenti la luce è normale anche perché insomma l'abbigliamento fate voi addirittura le repliche degli oggetti sì ma Uh, il bello arriva dopo, lasciate perdere. Andiamo avanti. Paragrafo 5: Qui si va veloce, eh? cioè devo stare sotto i 20 minuti perché ve ne ho rubati più di 40 l'altra volta. Quindi, qui si va estremamente easy. Paragrafo 5: Anatomia di un fascicolo. Qui spiega gli otto. Step in cui è diviso il fascicolo. C'è l'introduzione, c'è il briefing con Holden che vi dà le indicazioni e è importante perché serve al game runner. Fa a capire come fare a fare un fascicolo, a fare sì che il fascicolo autoprodotto parliamo così, sia fisicamente interessante, fisicamente stimolante per. Giocatori. Quindi introduzione, il briefing, il colpo di scena, le conseguenze, dove è ambientato. È tutto scritto per poter permettervi di dare un'idea precisa del fascicolo. Paragrafo 6 e qui si entra ora. Quindi paragrafo 6 c'è cioè giocare le indagini. Quindi spiega come i personaggi. Com'è consigliato che i personaggi giochino le indagini? Vi ricordo che c'è l'orologio con i quattro segmenti, mattina, giorno, sera e notte, quindi ogni evento che viene giocato occupa un segmento e quindi tenete conto dei segmenti, anche perché nel paragrafo 6, giocare le indagini, c'è spiegato una cosa che io adoro di Blade Runner una cosa meravigliosa di Blade Runner che sono le licenze. Dopo tre intervalli giocati a compiere le indagini, giocati a compiere le indagini, i giocatori devono giocare un segmento in licenza. C'è una tabella fantastica dove c'è i 8 eventi una parte per gli eventi domestici, un'altra per gli altri eventi. Quindi, il giocatore dopo tre eventi, quindi supponiamo che la mattina alle nove abbiano fatto il briefing, giocano tre eventi: mattino, giorno e sera. I giocatori, se vogliono, possono continuare ad indagare, ma guadagnerebbero dello stress, guadagnano dei punti stress. Andare a casa o andare a bere un bicchiere da qualche parte o a fare altra attività, al cinema, a un concerto, cioè dove vogliono, può permettere loro di giocare un evento di licenza, recuperare un punto stress, devo essere sincero, non mi ricordo se è un punto stress o tutto lo stress, accumulato e ripartito di slancio nel segmento successivo ok è bellissima questa cosa perché permette di indagare la relazione cardine dei personaggi il ricordo cardine di poter mettere di poter creare lo spessore dei personaggi uno spessore eh, psicologico, Come direbbe Ty il buon Tyrell della Tyrell Corporation, un cuscino di emozioni e di ricordi per poter aumentare la appunto, aumentare lo spessore del personaggio. Ok, questa è veramente una cosa bellissima. In più c'è un consiglio che. Nel paragrafo che mi è piaciuto veramente tanto, dal titolo Inseguire orfani e unicorni è bellissimo perché dice: Se i giocatori dovessero essere a un punto cieco, a battere la testa in un punto cieco, non sapere come fare per uscire da dove si sono fermati, il master può far vivere loro un sogno può far vivere loro un sogno in cui li aiuta a rimettere in fila le cose e, e al loro risveglio loro si ricordano del sogno addirittura in questo meraviglioso paragrafo dal titolo geniale inseguire orfani unicorni eh, addirittura potrebbero giocare delle scene del sogno quindi muah cioè già era bello, ora è ancora più bello. Ok? C Ho il coniglio, uno dei tre conigli sotto che volevo una carezzina sulla testolina. Io glielo do subito la carezzina. Poi, capitolo, paragrafo 7. Promozione Umanità. Qui riprende quello scritto nel capitolo, comincio a non vederci più. Nel capitolo. 2 dovrebbe essere o nel, capi sì, nel capitolo 2 in cui si parla dei punti promozione dell'umanità, qui ricorda quanto sia import siano importanti i punti promozione come ottenere i punti promozione e ricorda ancora al game runner come distribuire sia i punti promozione sia i punti umanità è importante perché vedrete che la crescita è lenta la crescita è veramente lenta, anche perché i punti promozione saranno dati pochi in base a uno ogni volta che loro fanno una certa azione, cioè uno per ogni indizio che trovano, uno per ogni colonia di nexus. Di sì, colonia di nexus che trovano, insomma, c'è scritto, però, tenendo conto, come vi ho spiegato, che solo con i punti promozione. Possono spenderli durante il gioco per avere contatti, insomma, vedrete che si cresce lentamente. Si cresce in maniera lenta. Ecco perché i personaggi secondo me sono forse più forti quando, uh, quando sono, più forti quando sono uh, creati appena appena creati, paragrafo 8 c'è una lista dei PNG volete sapere quanti PNG ci sono? ve li dico 222 ci sono praticamente 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ci sono 14 personaggi già fatti, 14 PNG ma vabbè, qui si può lasciare ma ora arriviamo esattamente a 18 minuti avevo detto che sarebbe durato 20 a 18 minuti alla cosa bellissima il paragrafo 9 il paragrafo 9 si chiama generatore di fascicoli e è costituito da una serie di 8 tabelle Molto belle, che vanno da pagina 222 a pagina 229. Faccio vedere qualcuna, ovviamente non vi ho fatto vedere le illustrazioni. Ma cioè, che video di cioè, dobbiamo parlare ancora delle, delle illustrazioni, cioè, sono illustrazioni che portano, che portano via. Cioè, eh, queste sono alcune tabelle e Così da pagina 222 a pagina 229 voi avete la possibilità di creare il vostro fascicolo. Allora, volevo farvi volevo vedere se l'avevo già generato. Allora, guardate: io ho generato un fascicolo e è venuto, ve lo leggo intrighi industriali e drammi giudiziari, un replicante è testimone di un omicidio di alto livello. Ci sono 5 PNG: uno che è un abitante dei livelli inferiori, uno che è il poeta, l'amministratore della società, il tecnico di laboratorio e l'accademico. Questi sono 5 PNG che io devo mettere nell'avventura. Dove il luogo è del l'Eric del settore a luci rosse, la documentazione è una brochure: 1, 2, 3. 4, 5, 8, sì, questo è con queste idee. Voi potete creare tutti i fascicoli che volete. Tenendo conto che ci deve essere poi. Dopo quando avete creato il fascicolo, avete fatto un bello scheletro del fascicolo. Schiaffatelo su giocare una scena, creare l'atmosfera, e avete creato il fascicolo per giocare a Blade Runner 20 minuti 01 sono arrivato in fondo. Ho fatto una recensione di un'ora e venti di questo che io reputo un capolavoro questo io lo reputo un gioiello è veramente bello copertina interno con Los Angeles del 2037 l'autografo che io ho e voi no quindi ciccia cioè, io ragazzi sono di parte continuo ad essere, continuo ad essere di parte ma che vi devo dire se non l'avete comprato andate in ginocchio sui ceci e poi cercate sul canale YouTube un sul, cercate su un canale YouTube una mini campagna di quattro sessioni più la sessione 0 di creazione dei personaggi dove potete togliervi tutti i dubbi ciao e alla prossima